benvenuti a questo servizio speciale di Medica Live Magazine da Poggio del Sole Hotel Ragusa, dove si sta svolgendo il congresso delle giornate dermatologiche IBLE, giunte alla seconda edizione. Un congresso organizzato da Via Eventi e Formazione e voluto dal dottor Giampiero Castelli. Focus su melanoma, psoriasi e dermatite atopica. E in questa intervista abbasseremo la nostra lente di ingrandimento sulla dermatite atopica in età pediatrica. E lo facciamo con il professor Rocco De Pasquale, docente di dermatologia all'Università degli Studi di Catania. Benvenuto professore. Grazie. Dunque, dermatite atopica in età pediatrica. Quali sono intanto le novità dal punto di vista farmacologico? Le novità, come in tutte le patologie infiammatorie dermatologiche, negli ultimi 20 anni, si può dire, sono state portate dall'introduzione di questa nuova categoria di farmaci, i cosiddetti farmaci biotecnologici. Si tratta di molecole di anticorpi monoclonali che interagiscono con un determinato recettore, tanto è vero che si parla di target therapy, quindi farmaci che, contrariamente a quanto si possa pensare, sono quasi completamente privi di effetti collaterali e danno dei risultati veramente sorprendenti rispetto a tutte le terapie convenzionali di cui disponevamo fino a qualche anno fa, soprattutto per la dermatite atopica, in particolare nell'età pediatrica, dove da qualche anno è stato introdotto anche, è stato autorizzato l'utilizzo dell'antiinterleuchina 4, cioè il dupilumab, che era riservato soltanto alla dermatite atopica dell'adulto. Questo, devo dire, approccio terapeutico nuovo ha sicuramente cambiato la vita di questi poveri bambini che spesso avevano questa patologia veramente invalidante, e non solo per loro ma anche per i genitori e per la famiglia, che vedevano questi bambini stare veramente male, perdere giornate di scuola, non dormire bene, patologia che crea anche disagi psicologici, psicosociali e comportamentali. Quindi l'introduzione di questo farmaco ha veramente segnato il cambio di passo della malattia. Ecco, vorrei citare un passaggio della sua risposta: è migliorata la qualità di vita di questi piccoli e giovanissimi pazienti, perché lo sappiamo, la dermatite atopica è strettamente correlata ad una compromissione della qualità di vita. Quindi voi avete restituito pezzi di vita importanti. Sì. Il tempo anche abbiamo restituito, tempo perduto, giornate di scuola, giornate di giochi, giornate di socialità con gli amici, con i compagni, soprattutto per esempio nella dermatite atopica dell'adolescente. Quindi veramente un cambiamento di vita. Dunque, abbiamo parlato dell'autorizzazione di una molecola in particolare, ma tutte le equipe hanno molta attesa sull'utilizzo di ulteriori molecole. È così, professore? Sì, già abbiamo tante molecole in fase 3 e 4 di sperimentazione, qualcuna già pronta ad essere immessa sul mercato, si aspetta soltanto piccole autorizzazioni, soprattutto quelle dell'AIFA e le autorizzazioni della regione. È chiaro che quando ci sono molecole nuove comincia la competizione, e quindi la competizione è giocata sul piano del miglioramento della prestazione del farmaco e quindi dei risultati ottenuti dall'utilizzo di questi farmaci. La dermatologia in generale sta vivendo un momento particolarmente favorevole dal punto di vista scientifico, ma anche legato all'innovazione tecnologica. Si parla tanto di applicazione, per esempio, dell'intelligenza artificiale nel momento della diagnosi. Sì. Guardi, già in pratica alcune nuove tecnologie utilizzano l'intelligenza artificiale, avendo un background di immagini cliniche e soprattutto istologiche che confrontano, cioè tirano fuori da questo database tutte le immagini e le confrontano con quella al momento osservata del paziente. Questo, per esempio, si usa moltissimo nella diagnostica delle lesioni pigmentate, nevi, melanocitici e soprattutto i melanomi. Esiste proprio una videodermatoscopia che utilizza l'intelligenza artificiale e dove sono stati inseriti nel database una quantità enorme di immagini cliniche di referti istopatologici, e addirittura un gruppo di studiosi danesi qualche anno fa hanno messo a confronto un tavolo di dermatologi illustri in tutto il mondo, famosissimi, e di anatomopatologi con l'intelligenza artificiale, e in quell'occasione l'intelligenza artificiale ha vinto, ha fatto un maggior numero di diagnosi di melanoma. Assolutamente, perché è strettamente legata comunque al know-how umano e professionale delle equipe che quotidianamente svolgono un lavoro importantissimo nell'ambito della dermatologia. Grazie al professore De Pasquale. Grazie a voi. È docente all'Università di Catania per quanto riguarda la dermatologia. Grazie a voi per aver guardato questo servizio speciale di Medica Live Magazine. A presto.